Che cosa ormai fa parte del clima natalizio? L'albero di Natale, il presepe, una marea di addobbi, tante luci, ma per i felici possessori di Eco Show, anche questo entra a far parte in maniera attiva del goderci il nostro Natale. Anzi, più che farselo godere, lui sarà una predominante per poterci aiutare in vari ambiti di queste preparazioni. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere le 7 cose che puoi fare con il nostro Eco Show durante le feste natalizie. Sicuramente una delle prime che mi vengono in mente è quella delle ricette, soprattutto adesso che già lo Zafferano ha preso il sopravvento su tante altre skill nel nostro Eco Show, avrete la possibilità di mettere il vostro Eco Show in cucina, chiedergli una ricetta e vi verrà mostrato passo passo, con tutte le alternative magari possibili e immaginabili, la preparazione di questo piatto. Soprattutto per i felici possessori di Eco Show 10, che ha la possibilità di ruotare sul proprio asse lo schermo, non ci sarà più il problema che mentre mi sto spostando magari mi perdo una parte del video. Perché? Perché se io per esempio lo appoggio su questo piano e vado verso i fornelli o verso il forno, l'Eco Show mi seguirà, lo schermo ruota e mi segue, quindi mi traccia, ha una funzione tracking che mi può tenere sempre inquadrato e io posso vedere che cosa sta succedendo nel progredire su questa ricetta. Quante volte capita purtroppo che in questo periodo influenze, il Covid e tutto quello che può capitare o magari degli imprevisti facciano sì che la famiglia non si possa riunire o magari se qualcuno aveva voglia di invitare amici anche ci siano dei problemi legati a tanti fattori. Beh, però non è detto che non ci si debba più vedere. A parte le classiche videochiamate che si fanno col cellulare, anche i vostri Eco Show vi danno la possibilità di effettuare delle videochiamate con uno schermo importante e di altissima qualità. L'unica, tra virgolette, pecca e vantaggio per Amazon è che anche chi è dall'altra parte deve essere possessore di un Eco Show in modo tale che la cosa possa avvenire. Arriva un certo punto che iniziano i giochi natalizi, ce ne sono sia con le carte, sia la classica tombola per noi qui in Italia, ma anche nel mondo ormai. Insomma, tutti quei giochi legati al Natale iniziano a raggruppare più gli adulti che i bambini, perché ad un certo punto poi si inizia anche a giocare a soldi, magari inizia a diventare un po' più una bisca. No, sto scherzando, dai. Comunque, parte il momento aggregazione, quello più intenso, si è fatto a una certa ora, abbiamo aperto i regali, i bambini sono stanchi e vanno a dormire. Beh, avendo un Eco Show nella cameretta del bambino o una telecamera di videosorveglianza, avrete la possibilità, tramite l'applicazione o tramite il vostro Eco Show, di monitorare in tempo reale ciò che sta accadendo. Quindi potrete sempre tenere sott'occhio ciò che avviene nella cameretta e potete stare lì belli tranquilli a giocare con i vostri amici e parenti. Per ampliare poi le potenzialità a livello salubre del nostro ambiente domestico, Amazon ha creato Smart Air Quality. È una scatoletta praticamente, si connette ai nostri dispositivi e inizia a monitorare l'aria di casa dando le indicazioni su tutti quelli che sono i parametri per rendere salubre l'ambiente di casa nostra. Quindi sicuramente darà consigli di areare il locale, se poi avete un purificatore d'aria smart lo potete collegare, quindi se questo dispositivo rileva che la qualità dell'aria non è eccelsa, magari con una routine potrete far partire in automatico anche il purificatore d'aria. E durante le preparazioni, se suona il campanello e non stavate aspettando nessuno per quell'ora, chi sarà mai? Avete la possibilità, tramite i campanelli smart della serie Doorbell, adesso non vi puntualizzate su come la pronuncio in inglese perché ha una gana molto maccheronica, però qual è lo scopo? Tramite il vostro Eco Show collegate il vostro campanello smart, facciamo prima, chiamiamo campanello smart, e ogni qualvolta qualcuno si avvicinerà alla porta e suonerà, si attiverà direttamente sul vostro Eco Show e potrete vedere in anteprima chi è. Quindi se è un venditore, un rompiscatole, il vicino di casa che voleva rompervi le balle, potete tranquillamente evitare anche di aprire la porta. Ma se si tratta di un amico, un parente che ha anticipato l'orario, beh, a quel punto decidete voi cosa fare. La comodità è che avete sempre sott'occhio chi c'è dall'altra parte della porta.
e poi siete stufi di avere sempre le solite luci di Natale che lampeggiano alternativamente, a volte anche troppo velocemente, che sembra che vi stanno facendo venire una crisi epilettica, beh, la Twinkle ha pensato ad un albero di Natale alternativo e naturalmente smart, che può colloquiare con il nostro assistente vocale. Le avrete viste sicuramente, sono quelle luci che creano degli effetti a tempo di musica. Potete disegnare sullo smartphone, ad esempio, ricreare il disegno sulle luci. Sono luci molto costose, questo sì, però danno veramente un effetto incredibile al vostro albero di Natale. Se trovo vi metto qualche video qui mentre vi sto spiegando che cosa sono. Funzionano con un'applicazione, si mettono sull'albero di Natale, si inquadrano col cellulare, vengono rilevate, dopodiché parte la magia delle luci natalizie con Twinkle. Naturalmente poi il nostro Echo Show vi può dare, oltre l'effetto del camino che vi ho fatto vedere in un precedente video, può offrirvi anche l'intrattenimento, quindi serie TV, film, tutte le varie piattaforme quali YouTube, Netflix, Prime Video naturalmente, e quindi vi offre un palinsesto completo per poter passare quei momenti di tranquillità che vi auguro ci siano insieme alla vostra famiglia. Queste ragazze erano le 7 funzioni che potete utilizzare durante le festività natalizie, ma non solo, lo so. E se di questi contenuti, naturalmente quelli visivi, ne volete fare anche un quadro, Echo Show 15 è quello che fa per voi. Vi metto qui sotto in descrizione qualche prodotto che magari trovo anche in offerta. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!